Ciao a tutti, sono Giorgio Tedesco, 3D Generalist, potete trovarmi sul sito giorgiotedesco.it. Allora, queste sono delle brevi introduzioni a Blender in italiano, chiaramente. Parto da questa versione perché mi trovo sempre ad utilizzare delle plugin che ancora nelle versioni successive non sono ben integrate. E diciamo allora, in primo luogo, questa schermata è la schermata principale dove noi possiamo accedere ai vari link, ma abbiamo anche un pulsante molto importante, ritengo, e soprattutto per un pubblico che viene anche da altri programmi, e il genere di interazione, l'interazione col programma che può essere appunto con lo stile di Blender o di Maya. Ho trovato anche che ci siano degli script che permettano di avere una gestione simil 3D Studio, ma anche Cinema 4D e altro. Di conseguenza noi possiamo importarcelo quando vogliamo e avere le caratteristiche del nostro software base dentro Blender. Comunque noi, essendo un corso su Blender, andremo con quello di default. Allora, in primo luogo Blender ha un'interfaccia molto modulare, unica nel suo genere, nella quale le nostre finestre non sono assolutamente sovrapponibili. Questo ci permette di avere, soprattutto a un livello di schema mentale, anche di organizzazione delle cose, organizzazione del progetto, assolutamente una grande flessibilità. Questo perché? Perché tutte le finestre sono comunque ridimensionabili. Oltre a essere ridimensionabili, personalizzabili, ossia, qui per esempio questo è l'outliner. Nell'outliner ci sta questo cubetto che è una selezione a discesa in cui noi possiamo decidere cosa vedere e cosa il programma ci può mostrare dentro quella finestra, ossia 3D View. Noi qua abbiamo lo stesso sistema che abbiamo qua a sinistra. E ora cambiamo, ritorniamo all'impostazione principale, che è l'outliner, per andare a vedere brevemente quali sono le finestre più importanti di Blender. Prima di tutto possiamo dire che Blender ci dà a noi già delle impostazioni principali, dall'UV editing per la gestione delle texture nel nostro progetto, dal motion tracking per incollare la nostra animazione sopra un video o gestire video in maniera avanzata, Game Logic per sviluppare videogiochi di casa Blender, compositing per fare compositing con i nodi durante i rendering avanzati, animazione, ma noi torniamo direttamente al default. Default è quello che ci permette di creare il nostro progetto, di gestire tutto il nostro progetto. Una cosa importante di Blender funziona a scene. Come noi sappiamo, un cortometraggio, un qualsiasi progetto ha più scene, soprattutto se è un'animazione. Di conseguenza noi possiamo fare uno storyboard con tre scene e noi abbiamo la possibilità di creare nuove scene e di switcharle mantenendo gli stessi oggetti oppure partendo da scene che non hanno nessun oggetto di quelli che abbiamo già costruito. È un programma Blender modulare in qualsiasi sua forma, dall'interfaccia alla gestione dei dati, e questo permette un ottimo ordine a livello di idee, a livello di progetti, a livello di poter interagire più persone con gli stessi file, con le stesse risorse. Ora, l'interfaccia grafica, intanto un attimo che metto questo così potete vedere quello che faccio effettivamente quando mi muovo dentro l'interfaccia. Allora, la finestra principale di Blender è questa, ad esempio, stiamo sulla 3D View, questa qui, in cui semplicemente ci fa vedere il mondo, tutti gli oggetti che abbiamo in scena. Poi andremo più nello specifico di tutti i comandi che ci sono nella 3D View. L'importante è sapere che nella 3D View la gestione della finestra è sempre, come in tutto il resto del programma, personalizzabile. Questa banda non ci interessa qua, la possiamo spostare sopra. Non ci interessa sopra, la possiamo spostare sotto.
non tutte le finestre che abbiamo a disposizione hanno questa serie di strumenti al lato. Noi nella 3D View, ma come in altre finestre che predispongono dei pannelli laterali, possiamo accederci attraverso Tools, cliccando T, a scomparsa, o N, a scomparsa. T è sempre a sinistra, N è sempre a destra. Qua ci sono informazioni sulla nostra viewport, cioè sul 3D View. E che vedremo poi anche nello specifico più avanti su come muoverci e lavorare. Nella finestra di sinistra, che è quella degli strumenti, Object Tools, noi possiamo applicare delle traslazioni, cioè abbiamo dei comandi principali sempre a portata di mano. Tutte le plugin che andremo ad inserire verranno posizionate poi sotto di volta in volta. Questo a titolo informativo. Le plugin, non avremo una finestra con la plugin, le vedremo sempre visualizzate all'interno della viewport o addirittura come finestre aggiuntive o modulari che verranno aggiunte in fase di installazione. Allora, in primo luogo, questa qua è la viewport, ci permette di lavorare sugli oggetti presenti in scena. Ok, praticamente non mi funziona. Ok, io per attuare la traslazione sto premendo maiuscolo e tasto centrale mi sposto verso l'alto, verso destra. Col tasto centrale io giro intorno agli oggetti e con la rotellina verso il basso o verso l'alto nello zoom della mia posizione. Ora col tasto sinistro possiamo selezionare l'oggetto che ci interessa. Noi restiamo sul nostro cubo principale, che è la primitiva base da cui parte Blender. E, detto questo, ora N e T non ci interessano. Importante da sapere delle finestre che una volta che ci compare la doppia freccetta, possiamo cliccare col tasto destro e splittare l'area, quindi avere un sistema personalizzabile di finestre. E oltretutto, senza che uno si vada a creare esattamente la stessa gestione delle finestre in questo modo, Blender integra una visualizzazione. Un secondo, join area, no, niente. Join area, ok. Join area, ok. Blender ci dà la possibilità di avere direttamente un toggle quad view che ci switcha in automatico nella vista top, frontale e right di destra. Noi abbiamo poi la camera prospettiva, la prospettiva normale, quella impostata, definita dal programma. Queste qua non sono spostabili, come potete vedere, se servono per una modellazione, avere sotto controllo tutte le viste come ci sono in altri programmi già predisponibili. Blender in realtà appunto parte direttamente da un elemento prospettico. Mi si è incastrato il programma, ok. Prospettico. Ora, la prospettiva, come abbiamo visto, cioè la 3D viewport, come abbiamo visto, ha varie opzioni, la possibilità di selezionare gli oggetti e alcuni comandi, e a livello di oggetto tutti quei comandi che si applicano all'oggetto, come la trasformazione, grab, l'abbiamo già vista nel pannello translate. Grab e translate sono la stessa identica cosa, ad esempio. Ora, questo qui non era una lezione intesa a capire il funzionamento di come spostiamo dentro la scena e di come lavoriamo sugli oggetti, ma semplicemente sull'interfaccia. Questa interfaccia è completamente modulare, ma soprattutto per dare anche alcune dritte, come ad esempio ho due monitor. Come faccio a vedere Blender su due monitor? Allora, semplicemente andando a Duplicate Area into New Window. Questa è una nuova funzione, già da un po' di ultime versioni è stata integrata e ci permette di,
qualora funzionasse e non si incastrasse Blender, di avere un'altra istanza di Blender gestibile separatamente e spostabile quindi su un altro schermo qualora ci fosse. Io adesso non ce li ho. E qui noi abbiamo le stesse potenzialità di Blender, possiamo andare a vedere Graph Editor, possiamo andare a vedere Logic Editor, possiamo vedere quello che più ci interessa su un altro schermo, anche soltanto il rendering ad esempio. Chiudiamo questa interfaccia e adesso andiamo a vedere più che altro quali sono gli elementi principali di Blender e a cosa servono. Allora, qui noi siamo nella 3D View. La timeline è questa finestra che sta qua sotto e permette un'animazione generica, semplice, ossia sposto un oggetto, sposto una serie di oggetti, li ruoto, li scalo, qua posso tranquillamente operare nel tempo che è scandito in fotogrammi, quindi 25 fotogrammi sono un secondo, siamo a 26, questo è un secondo, sono a fotogrammi. Poi nella 3D View, appunto, come abbiamo appena detto, abbiamo la possibilità di modellare il nostro oggetto, di fare gli spostamenti, anche di animare direttamente dalla 3D View attraverso l'inserimento di chiavi nell'animazione, ma queste sono cose che vedremo. Abbiamo un Graph Editor, che sono diciamo delle funzioni avanzate sulla personalizzazione dell'animazione. Dropsheet Editor, che servono, e anche NLA Editor, che sono delle funzioni avanzate sull'animazione, sui cicli di animazione, eccetera. UV Image Editor praticamente è quella finestra che tratterà del texturing, quindi di come coloreremo noi l'oggetto. Video Sequencer Editor ci permette di avere, diciamo, un Adobe Premiere in versione ridotta, con la possibilità di gestire colore su video, cosa che GIMP per esempio non può fare. E Movie Clip Editor, questo qui sono le funzioni avanzate su il motion tracking e sui video in generale, come ad esempio la stabilizzazione video, passa tutto quanto da qua. Text Editor, qualora noi volessimo appuntarci qualcosa, ciao, venitemi a trovare su giorgiotedesco.it. Qualora ve lo fosse dimenticati, ho creato un text editor che può essere utilizzato anche come script in caso volessimo programmare nuovi feature all'interno di Blender. Node Editor serve esclusivamente per rendering e materiale, per fare il compositing dei materiali e del rendering. Poi ci sta Logic Editor, che serve esclusivamente appunto alla logica di gioco, in cui noi abbiamo il sensore, il controller e l'azione che deve fare in base a colleghiamo tutto quanto, ma vedremo se lo vedremo in futuro mai. Properties è quello che abbiamo già qui a destra, Properties Editor, e vedremo adesso poco più avanti quelle che sono le caratteristiche principali di questo Properties. Come avete visto, alcune finestre hanno preimpostato il fatto che la banda leather sia al leather ossia al top, al bottom. Allora, poi abbiamo al contrario, quindi torniamo un attimo nella 3D View e continuiamo il nostro percorso. Allora, siamo arrivati al Properties. L'Outliner, che è anche questo qui che vediamo qua sotto, permette di avere accesso a tutti gli elementi della scena, che compongono la scena. Abbiamo la possibilità, qualora avessimo più scene, di vedere la differenza fra le scene, i render layers, world, camera, cube e lamp. Adesso abbiamo soltanto questi elementi. Ogni scena ha delle proprie caratteristiche riguardo il mondo e riguardo i render layers, che poi vedremo avanti. Di conseguenza, noi cliccando sull'oggetto possiamo col tasto sinistro possiamo selezionare gli oggetti direttamente dall'outliner. L'outliner, quindi, quando abbiamo milioni di oggetti in scena,
permette una, soprattutto se sono nominati correttamente, permette di poter accedere agli oggetti senza dover impazzire a trovare, oppure andare, selezioniamo un oggetto, si seleziona l'altro, eccetera. Di conseguenza ci viene in supporto ed un ottimo supporto. Poi continuiamo con quelle che sono le caratteristiche. User preference. User preference li raggiungiamo anche da file, user preference, ma info non è altro che questa banda che noi ci abbiamo sopra, che ci dice le informazioni di quello che stiamo effettivamente facendo e se ci stanno problemi, se ci stanno cose particolari. Per esempio, il comando che diamo viene traslato con qua sopra. Questo è utile nel caso noi stiamo programmando una plugin per vedere i comandi che effettivamente stiamo utilizzando. Torniamo un attimo indietro. File browser ci permette di vedere quali sono i file all'interno, o se vogliamo prendere delle, sistemare alcune cartelle. Ecco, una cosa interessante è nel momento in cui io seleziono una cartella, ad esempio Home Giorgione 3D Artist CV, io una volta mi sono posizionato dentro questa cartella posso aggiungerla qua. Adesso non ci interessa. Un'altra cosa interessante di Blender, che forse un po' di persone si dimenticano, è questa, ossia come faccio a vedere in anteprima qua? In realtà è più facile di quanto previsto, perché da qua sopra noi possiamo creare una nuova directory e vedere le cartelle come le stiamo vedendo adesso, vedere la descrizione, se i permessi su quando e come, oppure l'anteprima. Possiamo disporre le cartelle, i file da sopra verso l'alto, in ordine alfabetico, cronologico. E c'è scritto comunque l'ascensione, o dal più grande al più piccolo. Possiamo anche vedere i file nascosti. Diciamo che, tornando un attimo indietro alla 3D View, per farvi vedere poi Python Console, invece è l'ultimo ed è uno strumento che ci permette di accedere alla Python Console. Print, adesso non so, hello world. Vediamo se mi va a crash. Ecco, infatti non mi ricordo effettivamente la grammatica del codice. Comunque, detto questo, abbiamo visto tutte le finestre. Adesso vorrei passare un attimo a quelle che sono le impostazioni principali della finestra delle proprietà, perché noi saremo molto anche su questa finestra, soprattutto quando volemo renderizzare, da qui passa il rendering, anche che ci stanno le scorciatoie di sistema attraverso la tastiera. E qua abbiamo impostazioni generiche del rendering, alcune specifiche dove andremo a salvare i file generati attraverso il rendering, il formato di file, eccetera. Qui abbiamo delle informazioni che sono esclusivamente interessanti poi nel momento in cui volessimo dedicarci alla stampa 3D, in cui possiamo decidere il tipo di unità da utilizzare e la scala. Inoltre ci stanno informazioni sulla gravità, e sulla gestione del colore e altre genere di informazioni a livello di scena vera e propria. Per esempio, tre oggetti nella scena ci descrive un po' com'è la scena. A livello di mondo, queste impostazioni cambiano di volta, ogni volta che creiamo una scena, restano standardizzate e ci possiamo portare appresso le impostazioni. Le impostazioni le vedremo, sono impostazioni sulla luce, sul colore dello sfondo, il background e poche altra roba. Poi ci sta questo object, che sono le informazioni effettivamente dove esiste il nostro oggetto, a quali coordinate esiste, che scala ha, che tipo di rotazione ha. E c'ha la relazione con i livelli, con i gruppi, possiamo far visualizzare il nome, gli assi, wire, bounce.
texture space, X-ray diventerebbe trasparente in una certa misura se ci sta un'immagine sotto, se può essere texturizzato, ma a livello soltanto di visualizzazione e grafica durante il 3D viewport. Poi abbiamo quelli che sono i constraint. I constraint non sono altro che aiutanti nel momento in cui noi facciamo delle animazioni molto complesse o comunque che ci ritroviamo a dover gestire molti oggetti in una sola botta. E queste qua sono i modificatori, sono tutte delle operazioni che andremo a vedere nella fase di modellazione. Queste qua sono delle informazioni che abbiamo sulla geometria, che andremo a vedere in fase di animazione, rigging e altro. Informazioni sul materiale, noi adesso stiamo su Blender Render, ci sta pure Cycle e Game Engine. Anche perché la cosa bella, Blender Game permette di avere una visualizzazione abbastanza realistica con luci e ombre proprio nel 3D viewport. A prescindere da questa cosa, era una curiosità più che altro. Blender Render è quello generico di Blender, ci sta pure Cycles Render che ci dà un nuovo tipo, un nuovo standard su come gestire i materiali. Blender Game, Blender Render, ok. Tutte le informazioni che abbiamo sulle texture, sulla dinamica, sugli sistemi particellari e sulla dinamica degli oggetti. Detto questo, io spero che vi possa essere utile come base e vi invito a visitare il mio sito giorgiotedesco.it. Per ulteriori chiarimenti utilizzate internet. Grazie ragazzi, è stato un piacere, fatemi sapere. Bella?